botta e a tutti ciurma e benvenuti da Giochini in questo nuovissimo episodio su The Devil in Me. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo davvero pochissimo e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. E quindi signori eccoci qua di ritorno dopo che l'ultima volta c'è stato un direi gradito e inaspettato colpo di scena. Perché il nostro caro Charlie è riuscito a sopravvivere al forno, incredibile ma vero. E dopo che si sono comunque tutti separati, insomma Jamie e Kate, mi sembra si chiami, si sono ritrovate. Il punto è che adesso hanno messo in conto di riuscire a intrappolare Dumet con i suoi stessi marchingegni ragazzi, perché hanno trovato praticamente la sala di controllo dell'hotel. Il punto è che non lo so ragazzi, io non voglio essere pessimista, ma non mi sento di essere manco tanto ottimista sinceramente, perché se potrebbero creare situazioni parecchio spiacevoli. E bello è che una delle ultime frasi che ha detto Jamie alla sua cara amica è: devi essere veloce, intrappola lui, non me. E quindi già sta frase mi lascia un attimino, cosa stiamo andando incontro? E quindi ci siamo lasciati qua l'ultima volta. Io vi ripeto ragazzi, sono abbastanza in pensiero, abbastanza preoccupata. E comunque il caro Dumet non è uno stupido, anzi una persona estremamente calcolatrice, estremamente sveglia, quindi non so quanto potrebbe essere facile intrappolarlo. Il corridoio a destra. Ok, lei è riuscita già a memorizzare la mappa di sto posto. Beata te, figlia mia, fossi stata io, regà, già mi sarei persa. Mi sarei intrappolata da sola, molto probabilmente, in qualche modo. I corridoi io li detesto, lo sapete, per questo che non corro, anche se sinceramente è preoccupante la situazione, ragazzi. Il corridoio a destra. Era sulla mappa? Non lo so, figlia mia, se non lo sai te. L'hai nominato te il corridoio a destra? Perché ha nominato il corridoio a destra? Qua comunque è chiuso. Qua ecco, c'è una porta aperta. Che meraviglia. Allora, prima di entrare qua, fatemi vedere se c'è qualcosa di interessante. Sembrerebbe di no, ma vado, avventuriamoci. È tutto molto strano, c'è qualcosa che non torna. E per esempio odio anche queste cose qua. Però vabbè, non titubiamo troppo. Guarda! Arco 2. Farsi spaventare dal proprio stesso riflesso. Wow. Anche se effettivamente chi se lo sarebbe mai aspettato. Penso, regà, sarebbe venuto un infarto a chiunque in un'occasione del genere. Allora, che altro abbiamo qua? Tra l'altro ci stiamo addentrando. Altre stanze non finite. Ci stiamo addentrando in posti che non conosciamo comunque. Cos'è sta roba? Ah, pensavo volesse esaminare la macchia immonda sul pavimento. Invece abbiamo trovato un obolo. Un obolo che vale 10. Ottimo, davvero splendido. La porta immagino sia chiusa. Ah, no. Attenzione, la porta è aperta. Però guardiamo prima qua, visto che sta brillando. Ah, tua sorella! Tua sorella! Ok, ok, lo state facendo veramente troppo spesso, guarda adesso, eh. Porca miseria. Il caro Dumet quindi è nelle vicinanze. Prepariamoci psicologicamente, anche se la vedo dura, ragazzi, perché so già due infarti nel giro di meno di 5 minuti. Porca loca, davvero vuoi entrare lì? Stiamo entrando davvero qua. È passato qui un attimo fa e noi entriamo tranquillamente.
D'accordo, d'accordo. Direi di guardare qua intorno per vedere se c'è qualcosa di selezionabile. Sembrerebbe di no, ragazzi. Proprio no. E quindi giochiamo, stronzo. te sei matta. Te sei matta. Oh, spero di non dovermi orientare io, ragazzi, perché sennò sono nella merda, veramente. Oh, non facciamo cazzate. Scappa, 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 scappa. Che bleffa, bleffa cosa? Ci stai incollato al culo! No! Non me lo dire, Jamie! Presto, chiudi, cazzo! Chiudi! Chiudi, cazzo! No, no, non ancora! No, non può essere. No, non può essere. Ma che cazzo c'ha questo il teletrasporto? Jamie, corri, cazzo! Merda. No, Oh mio regà, non ci Dio. posso credere. Ma come hai fatto? Perché ci apre la porta? No, ma state tranquillamente lì a guardare, eh. Ma dai, ma che è? Oh, una prerogativa sempre stare a cascare, mannaggia tutto. Ecco qua. Non di nuovo. Regà. Cioè, alla fine ci siamo fatti intrappolare noi come dementi. Merda! Oh, che giochetto è questo? Che Che giochetto cos'è? è? Io Un pulsante. È un segno di inversione. direi di non premerlo. Che cosa? Merda, no! No, regà, dai. Ma sarà antisfondamento, figlia mia! E dai, mo perdiamo pure Jamie! Presto! Ma presto cosa? Ma è antisfondamento! No, regà, dai, non ci Kate! posso Penso, credere! se premo, la parete cambia direzione! Cioè, verrà verso di me! Sì, mi ucciderà se non lo premo! No, aspetta, E anche lo al so! Se contrario! invece lo premo, sarai tu a morire! Oh, maledetto Domet! È esattamente ciò che vuole! Dovrai essere tu a scegliere chi tra noi morirà! No, regà, Mi spiace! dai. Mi spiace tanto! Allora, a questo punto delle cose non so se sono stata io a sbagliare qualcosa. Sinceramente, non capisco. O se le cose dovevano andare così a prescindere. Fatto sta che comincio quasi lontanamente a sospettare che non ci sia solo un Dumet. Perché, cioè, se eravamo riusciti a chiuderlo nel corridoio, com'è possibile che sia sbucato dall'altra parte? Quindi due sono le cose, anzi, o tre. O ce n'è più di uno, o il signore ha scoperto la magia del teletrasporto, o terzo, ha a disposizione qualche telecomando che magari gli permette di aprire le pareti quando gli serve. Probabilmente si sarà creato un qualche meccanismo
di difesa, tra virgolette, per evitare di rimanere intrappolato, forse in qualche modo nella propria stessa trappola. Quindi queste sono le tre opzioni, ragazzi, non so quale sia la più plausibile. E quindi non so se eravamo destinati comunque a prescindere ad arrivare qui. A sto punto delle cose, ragazzi, ho la premonizione che avevamo visto, ci faceva vedere morire Jamie. Però se non muore Jamie, muore Kate. E quindi... bel lavoro de merda. Non mi presto al gioco, ma non posso rischiare di morire. No, raga, non lo so. Non lo so, perché se non si presta al gioco ovviamente lei muore. Ed è lei che abbiamo visto morire nella premonizione, perlomeno così. Quindi se magari evitiamo la morte a lei, forse in qualche modo succede qualcosa che eviti la morte anche a Kate. Non lo so, devo cominciare a ragionare così, quindi non posso morire. Proviamo. Mi spiace, ma devo... Proviamo, ragazzi. Mi spiace. Jamie ha scelto di invertire la direzione insomma, ovviamente, della parete di vetro. Incrociamo le dita, vediamo che succede. Non so che dire, ragazzi. Non è colpa tua, d'accordo? Cazzo, vattene! Non voglio che tu veda! Non ti lascio morire da sola! Ah, è questa l'ultima grazia che le fa? Jamie, non voglio morire! Non così, no, non così, ti prego! Che Dio! Un modo di andarsene davvero straziante. Jamie ha infine scelto di uccidere Kate. So che non andavano sempre d'accordo, ma ha dimostrato una freddezza davvero inattesa. È un motivetto orecchiabile, vero? Intendo la canzone di Erin, insomma. Ahimè, non ha funzionato. E nel frattempo Charlie si è fatto onore. È sopravvissuto alla fornace e ad altre insidie. Chi l'avrebbe detto? Infatti, proprio chi l'avrebbe detto? Il suggerimento che ho dato è stato utile? Direi di no. Forse ne vuoi un altro? Direi di sì, ma cioè, utile mica tanto, eh. Vediamo un po' se Sir Arthur può aiutarci. È tratto, ecco, dall'uomo dal labbro spaccato. L'hai letto? No. Dovresti. Un compagno fidato è sempre molto utile, e tanto più se è un cronista. Sembra che l'ultima frase sia perfetta per me. È ora di ricominciare. Spero che queste chiacchierate siano utili, non intendo risultare intimidatorio. Beh, intimidatorio no. Osserverò però... i tuoi progressi. Come sempre. I consigli non li trovo molto utili. Attentamente. Sì, te osserva, ma tanto il punto è sempre quello, faccio scelte sempre sbagliate e... Quindi temo che la nostra Kate, ragazzi, ci stia per dare l'ultimo saluto. No. No, che cosa terribile, ragazzi. Aspetta, aspetta. Oh, porca puttana. Stai bene? Tu che ne dici? Wow. Cazzo. Ottimo, ragazzi. La pressione sul vetro è stata tale con la punta del cacciavite che è esploso. Ok. Non perdiamo tempo. Ok, ragazzi. La premonizione stavolta è stata molto utile, ma forse perché sono riuscita a reinterpretarla nel modo giusto. Sentito. Ecco qua. Di nuovo, caro Guarda. Signore. Che incubo. Lui, esatto, che è stato... Sono riuscita a farlo catturare veramente in una maniera, oserei dire, quasi ridicola. Che ci hanno dato 3 secondi contati per nasconderci e... Non ci sono riuscita. Il poverino, a quanto pare, è bello che è legato. Non credo che riusciremo a scioglierci. In alcun modo.
Ok, con cosa era legato? Scusate. Manette, corda, non credo fossero manette, perché sennò ce le avrebbe ancora ai polsi. Ok. Dumet, dovresti rivedere un attimino le tubature, queste cose qua. La roba è un po' tanto arrugginita. Ok, diciamo di sì, come al solito. Fantastico, è tutto fantastico. Siamo riusciti a uscire? Diciamo, siamo all'esterno? Davvero? Ok. Siamo fuori. Almeno con lui. Andiamo, presto! Oddio. Ma tanto questo sembra essere onnipresente. E dovunque. Io starei lontana da... Appunto. Starei lontana dalla porta, stavo dicendo. Ah! Abbiamo trovato un accesso all'esterno, anche se non so quanto sia stabile questo cornicione. Quindi starei attenta. Ehi! Porca vacca! E dai! No vabbè regà, ma questo ma che cazzo è? Robocop! Oh, eppure! È figlio di puttana, vai via! Sta lontano da me! Oh, so, siamo nella merda. Ah, ok. Un salto è bastato, ma... Nascondersi. Non so quanto sia l'opzione migliore, cazzo. Facciamo attenzione perché probabilmente ci faranno fare una piccola prova. Ispira. Due. Tre. Quattro. E cazzo. Che cos'è questo qua? Respira. Cos'è sta roba? Respira. Per terra. Se stai zitta un attimo, cavolo. Immaginavo. Facciamo particolare attenzione, perché farsi scoprire qua probabilmente significherebbe morire in questo esatto istante. Lo sapevo. Mo stavo a dire che secondo te questo non controlla sti armadietti. Se chiederà magari dove cazzo te sei ficcata, no? Madonna, regà, e mo? E mo? Oh oh. Situazione di merda, ragazzi. Che situazione di merda. Lo sapevo che nascondersi non sarebbe stata una buona idea. Lo sapevo. Oddio. Continuate a farmi fare sta cosa. Intanto questo arriva. Oddio. 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 Oddio, regà. Oh! Ma te guarda che lontanissimo, proprio che buco di culo. Lascia sta il topo. Non ti muovere, cazzo. Resta, a sto punto. Siamo sta... No, oddio, regà. Oddio, regà. Oddio, regà. Oddio, regà. Mi sa che ho fatto una cazzata immensa. Ecco qua, ma porca di quella vacca. Porca di quella vacca. Porca balla. Oddio. Scappa, scappa. No, cazzo. Cazzo, 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 cazzo. Oh.
Piano, piano. Oh! Oddio! Oh, via! Oddio, non casca però, mannaggia te! Dio santo! No, che cazzo ho colpito? Raga. Oh! No! No! Toglimi le mani di dosso! Dai, raga, ma che ansia! E questa? Da dove è uscita? Salva! Fai qualcosa! Pezzo di merda! Jamie! Scappa! Scappate! Non ti avvicinare! Mannaggia tutto! Mannaggia tutto! Ti spacco la faccia, ti spacco! No, devo premere X! Oh! Non ho visto che dovevo premere X. Bastardi, l'hanno messa a luce. E questa da dove è arrivata? Alzati. Da dove arriva questa? Stava sopra il tetto. Non riesco. Devi farcela. Sta arrivando. Andiamo, corri. Non riesco. Mo vedi che non riesco. Per fortuna non ti sei rotta niente. Vabbè, regà. Ma dai, ma come ha fatto? Non fermarti. E infatti, che cazzo devi fermi a guardare? Che guardi? Minchia, regà, mi sta bene in ansia, mo. Jamie, aspetta, cazzo. Dov'è? No, dai, regà. Ma non è la stessa persona, o sì? Dai, un'altra volta. Oddio. Io non ce la posso fa. Kate, non perdere tempo, cosa cerchi di fare? Di non morire. Ho capito, ma... Scappa dal labirinto, ecco fatto, che meraviglia, che situazione, una situazione di merda, ovviamente non è che te puoi ritrovare... No, te devi ritrovare dentro al labirinto, col mio senso dell'orientamento, fantastico. Comunque non si affronta, raga, veramente non si affronta. Un'altra premonizione, guardiamo un po'. Ah, no? Non posso, forse era all'inizio. Ah no, perché sono tutti sti... Tutti sti quadri. È l'unica via d'uscita. Beh, direi. Io, regà, mo... Cioè, sono abbastanza in ansia, se ve la devo dire tutta. Perché comunque la situazione è ansiogena. Perché lo è. Ma... Sono un po' perplessa. Cristo! Tua madre! Mannaggia tutto! Oh! E te che fai? Ti sta a fa un pisolino? Su, muoviti! Muovi le chiappe! Oh! Allora, cioè, da certi punti di vista... ragazzi, sicuramente sto gioco è meglio di The Quarry. Bisogna riconoscerlo. Regà, non ce la farò mai a uscire da qua. La vedo proprio dura, ma veramente dura, signori. Vediamo un po'. Ma che schifo! Che c'è? Che schifo cosa? Cosa? Cosa ha visto? Commenti a caso, va bene. Ma che schifo. E quindi quello che stavo dicendo è che sì, bisogna riconoscerlo. Da certi punti di vista... migliore di The Quarry. Cioè a livello proprio di situazioni ansiogene eccetera, sì. È così. Quindi da sto punto di vista
La componente ansiogena è meglio riuscita. Brava Jamie, stammi un attimo dietro, ma... Ricordi il libro che mi hai dato? Orientarsi nel labirinto dell'ansia? Sì, beh, adesso mi farebbe comodo. Sai che non parla di labirinti? L'avevo capito. Sì, era chiaro, era un gioco. Senti, di parole. Spero tu non l'abbia presa come una critica verso di te. Solo a volte quando vivo un periodo difficile do per scontato che sia così per tutti. Lo so, bello. L'hai letto? Sì, sì, l'ho anche finito. Sul serio? Sì, la trama non è granché, devo dire, neanche lo sviluppo dei personaggi. Ma ottimi spunti, ti aiuto. Io pensavo bene. Fosse più un... Mi fa piacere. Un libro. Ho regalato una copia anche a Charlie, ma dubito fortemente l'abbia mai aperto. Stavo dicendo, io... Jamie, togliti dal Togliti dal cazzo! E dai, ancora... Ok, è letteralmente smaterializzata per rimaterializzarsi qui. Io pensavo fosse più un libro tipo per miglioramento personale o robe del genere. Cioè, orientarsi nel labirinto dell'ansia. Che cazzo di titolo è per una storia con una trama e personaggi? Sembra più un libro di autoaiuto. Scusate, ho capito, ma... Ah, qua ci sono delle scale, perfetto. E qua abbiamo... Cosa abbiamo? Una leva. Cioè, sì, è una manovra, una leva, come cazzo si può chiamare. L'abbiamo presa? Ok, ce la ficchiamo direttamente nel deretano, ovviamente. Sì. Quindi alimenta la centralina, ecco qua, infatti. Forse possiamo metterla in moto. Cosa dovrei fare? La devo alimentare prima, ok, appunto. Quindi devo trovare l'origine di questi cavi. È questo che mi state a dire? Ma mi state a prendere per il culo? Devo tornare indietro fino a là? Mamma mia, ragazzi, andiamo proprio che bene, eh? Io ve lo dico. Ma proprio che bene. E allora, vediamo un po'. I cavi arrivano qua. E poi arrivano qua e girano di qua, qua dietro. Ecco qua, ok, perfetto. Quindi adesso non possiamo che usare questa leva, ovviamente. Ecco fatto. Tac. Ci siamo. E via le danze, signori. Ok, adesso sì. Perfetto. Esamina la centralina. Quindi adesso dobbiamo vedere di ritornare, ovviamente, a dove eravamo un attimo fa. Quindi senza perdere troppo tempo rifacciamoci la nostra corsetta fino a qua. Ed ecco la centralina. Vediamo un po' cosa ci fa fa sta centralina. Ci siamo aperti un passaggio sotterraneo. Chissà dove porterà. Siamo all'esterno e adesso volete che ci andiamo a seppellire sottoterra. D'accordo, se non c'è altro modo. Eccoci qua. Che bello, non vedo l'ora di scendere qua sotto. Che meraviglia. Jamie, perché non mi stai incollata le chiappe? Mannaggia tutto. Mi fa andare avanti da sola. Porca miseria. Ecco qua. Sta sala sotterranea perché... No, regà. Cioè, allora, ste cose fatte un po' col culo, no? Perché lei era di sopra quando io sono corsa fin qua ed è già qua dentro. Ma che è? Ma che è? Cioè, perché fanno ste cose così? Non capisco. Vabbè. Ah, un bel obolo. Tac. Ok. Sì, l'abbiamo visto. E... Cos'altro abbiamo qua? Un giornale che dice... Buongiorno, Chicago. Ecco le ultime notizie di oggi.
La polizia ha confermato che il corpo estratto dall'incendio di un magazzino abbandonato di Fulton River District apparteneva all'agente dell'FBI scomparso Hector Mundy. Mundy è stato identificato come il killer in borghese, i cui recenti ed efferati crimini hanno seminato il terrore in tutta Chicago e dintorni. Lui era killer, ma che cazzo? Un portavoce della polizia ha confermato che Mundy ha ucciso 4 vittime. L'ultima, ieri sera, è stata l'agente Patrick Stanley, uno stimato veterano in servizio da 22 anni. L'incendio è stato domato poco prima delle 5 di questa mattina. Il corpo rinvenuto sulla scena, reso irriconoscibile dalle ustioni, è stato identificato grazie a un calco dentale. Wow! Quindi lo stesso Mundy era un killer, oh madonna santa. Vabbè, ma nel frattempo, no? Cosa facciamo noi qua sotto? Chiedo, Ah, possiamo andare di qua. Ah, quindi devo passare ovviamente da dietro il bancone. Perché qui c'è un'apertura nel muro, ragazzi. Cioè, ci sarebbe una porta, ecco. Quindi passiamo. Non sono molto entusiasta di tutto ciò. Scommetto che Jamie sarà già da quest'altra parte. Magari. Ah, di qua si esce, signori. Ok, andiamo. Spero non avremo belle sorprese qua fuori. Lo spero con tutto il mio cuoricino. Ditemi che siamo alle... Cioè, no, non siamo all'esterno, siamo nel giardino. Gesù! E questi cosa sono? Vedete, ragazzi? Guardate un po'. Questi sono manichini, ok? Ma mi chiedo allora se non siano animatroni pure quelli che ci stanno a seguire. A sto punto. Ah! Via! Presto! Si è mimetizzato bene lo stronzo. Ok. Facciamo cose avventate. Dai, facciamo attenzione. Muovite, via mia, muovite. A posto, lo userà lui contro di noi. La porta è di legno. Ovviamente, ecco fatto. A posto. Io direi barrica, magari. Cerchiamo di... Vabbè che la sfonderà, ragazzi, però... La sfonderà. Ovviamente, quindi direi di andarsene. Direi che è meglio andarci. Scappa, cazzo, scappa. Via! Veloce, No, regà, non me lo dite. Non me lo dite, dai, non me lo dite. È finita, non mi dite che è finita così, ve prego. Muovetevi. Ok. Con due. Madonna, sembra la storia infinita, ragazzi. Ti prego, ti prego, non farlo. Secondo te non lo farà solo perché gli hai chiesto ti prego? Davvero? Perbaccolina. Perbaccolina. Porca miseria. Allora, ragazzi, qui arriviamo da Mark, che ovviamente dovrà trovare anche lui una via di fuga. Ma cioè, non lo so, vi ripeto. Allora, sono abbastanza soddisfatta dalla componente ansiogena, perché comunque ce n'è. Però non riesce a convincermi fino in fondo. Cioè, questa storia infinita di scappare, questo che ci insegue come Robocop per ammazzarci e non le raggiunge fondamentalmente. Quindi, boh, il fatto che poi ci abbiano messo quei manichini uguali a lui là sotto
Me comincia a far pensare per davvero che magari possano essere vari animatroni che vanno in giro per l'hotel, anche se mi sembra strano, sinceramente. Ovviamente avremo una conferma o una smentita, solo continuando a giocare. Abbiamo ancora in vita, ragazzi, Mark, Charlie, Kate e Jamie. Kate e Jamie fino a un attimo fa, adesso sono precipitate, chissà se sono sopravvissute. Ovviamente, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Io vi lascio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!